Allora, abbiamo un commento immediato in diretta dalla Sala della Lupa, Alessandra Chertizza, e con il senatore Toninelli. Alessandra. Sì, eccoci infatti a Toninelli, insomma abbiamo sentito il servizio, un risultato storico, ha detto Di Maio, un referendum, ha detto Crimi, che voi avete anche imposto un po' alle altre forze politiche, così una grande vittoria però. Sì, siamo veramente soddisfatti. C'è il microfono Siamo qui. veramente soddisfatti. Il fatto di aver portato finalmente i cittadini a confermare una modifica della nostra Costituzione dopo due fallimenti nel 2006 con Berlusconi e nel 2016 con Renzi è un grande successo. Significa che abbiamo saputo ascoltare e capire quali che erano le esigenze dei cittadini con una riforma che è stata confermata dai cittadini. Quindi sì, è un momento importante che può aprire ad altre importanti e puntuali riforme. Ecco, Toninelli. C'è la prossima, il prossimo passo. No, prego Alessandra. Prossimo passo. Il prossimo passo è molto semplice, io penso che possa essere quello delle preferenze. Proviamo a immaginare un Parlamento che fino ad oggi era composto da un numero eccessivo di parlamentari, che dalla prossima legislatura sarà composto da un numero giusto di parlamentari, tutti scelti dai cittadini. È un grandissimo passo avanti che era scritto nel programma del Movimento 5 Stelle e che oggi viene realizzato un passo per volta. Ringraziandolo per essere ancora con noi a Toninelli. Senatore, Zingaretti ha detto: questa è un'esperienza che dovremmo rifare, anzi dovremmo unirci con i 5 Stelle perché vinceremmo, avremmo vinto ovunque. E però stona il dato che nell'unica regione in cui siete stati uniti, la Liguria, in realtà avete perso. Come si fa a proseguire anche dal punto di vista delle autonomie, delle regioni, degli enti locali? Portare l'alleanza di governo. Ma io penso che si faccia continuando a pensare agli interessi dei cittadini e partendo dai programmi prima ancora che dalle poltrone, dove non si è fatta alleanza semplicemente perché non c'erano le condizioni, perché il Partito Democratico ha scelto dei propri candidati, noi non potevamo certamente appoggiare candidati di partito che facevano parte di una storia, il caso di Emiliano, di una storia che il Movimento 5 Stelle, a cui il Movimento 5 Stelle si è sempre opposto. Detto questo, aspettiamo ancora un attimo, sono i primi risultati sulle regionali e il commento definitivo è meglio farlo quando gli esiti saranno ovviamente più completi. Allora, io la ringrazio, senatore Toninelli, grazie per essersi collegato con noi.